Buongiorno, oggi siamo a Firenze. Quella che vedete alle mie spalle è la chiesa di Santa Maria Novella. Sono anni che non vengo a Firenze, la trovo sempre bellissima. E oggi sono qui con un'amica. Ciao! Eccola qui, lei Alice. Ciao Alice. Ciao Gianni. Come Ciao. Stai? Bene, molto bene. Tu? Bene, benissimo. Allora, Alice è una persona che io ho conosciuto un annetto fa online, perché lei lavora online, e finalmente ci incontriamo di persona. Lei è una content creator, una nomade digitale. E cosa fai di specifico? Io parlo di stili di vita sostenibili, etici e consapevoli, principalmente su Instagram, quindi aiuto le persone ad approcciarsi in questo senso. Benissimo, e oggi siamo qui a Firenze, che è la patria del Lampredotto e della Fiorentina, però andiamo a mangiare vegano. E cominciamo subito facendo colazione. Avete mai fatto colazione vegana? Io Ni. Sì. Tu sì. Sì. Allora, siamo proprio davanti alla piazza di Santa Maria Novella, questo è il Museo del Novecento e questa è la caffetteria del Museo del Novecento, si chiama Caffè Cortese e qui servono pasticceria crudista, vegana, gluten free ed è tutto biologico. Anche crudista? Sì. Crudista, per chi non lo sapesse, significa non cotta o almeno cotta fino a una certa temperatura. Sì, sotto i 42 gradi. Ed eccoci qui. Ciao, io sono Gianni, piacere. Daniele. Ciao Daniele. Ho visto che questa è la novità che avete, l'emblema, sì, la nocciola. Quindi non usate ingredienti tradizionali. Pasticceria, diciamo, contemporanea, la nostra. E sono, i prodotti sono tutti a base vegetale, e materie prime biologiche, non utilizziamo zuccheri raffinati e quindi zuccheri con un basso indice glicemico. Anche zero, dipende dalla tipologia di dolci. Per quanto riguarda la cottura, sono dolci crudisti, quindi anziché fare la cottura tradizionale al forno, i prodotti vengono essiccati per diverse ore, quindi i biscotti hanno bisogno anche di 12 ore di essiccazione a bassa temperatura. Mm-hmm. Così facendo la materia prima non viene alterata per via della temperatura elevata, quindi tutto ciò che si mangia rimane nel prodotto, tutto ciò che è nutrienti. Spettacolo, guardate che meraviglia, ragazzi. Tu ti stai già facendo venire l'acquolina in bocca? Li ho assaggiati tutti. Ti manca questo? Sì. Allora assaggiamo questo qua, l'emblema, la nocciola, la nuova creazione. Guardate qui quanta roba. Questo è il gianduiotto e il pistacchiotto. Alice, ti vedo felice. Molto felice. Allora, abbiamo ordinato un cappuccino. Qui, come vi dicevo, fanno il cappuccino con il loro latte di mandorla fatto in casa. Abbiamo scelto un brownie e poi la novità assoluta. Wow. Si chiama Nuovo Emblema e ora ve lo mostreremo dentro. Questo ha uno strato di pan di Spagna, cioccolato bianco, mousse alle nocciole ed è ricoperto di cioccolato crudo. Libidinoso. Che dici, affondi il, sì, cucchiaino, vediamo. Wow, questa è la dimostrazione di come si può fare pasticceria vegana. Qui non c'è nessun prodotto animale, non c'è latte, non c'è burro, non ci sono uova e si riesce a fare delle cose buonissime. Questa è innovazione. Oh mio Dio. Buonissimo. Sai come diciamo sul mio canale? Come diciamo? Buonissimo. Buonissimo. Davvero buonissimo, ti esplode in bocca. Buonissimo. Guardate che squisitezza. Attenzione Gianni, perché potrei rubartelo tutto. Sì, vai, continua. È davvero incredibile, continua. Davvero buono, guardate. Dig into it. Sì. Pan di Spagna, cioccolato, wow, bianco, nocciola. E tutti gli ingredienti sono senza glutine, provenienti da agricoltura biologica e non c'è zucchero raffinato. Che vuoi di più, eh? Che cosa vogliamo di più? È quasi mangiare delle cose zozze in maniera sana, mi verrebbe da dire. Ok, ci sta. Buonissimo.
ci vengo almeno 3 volte al mese per godermela, ma anche per far provare a tutte le persone che sono un po' scettiche sulla pasticceria vegana a ricredersi. Venite a ricredervi anche voi. Yummy. Sì, sì. Allora, proviamo ragazzi questo dolce per cominciare la giornata in maniera salutare. Io non riesco. Ok, sto facendo un casino. Ok, proviamo. Al momento. Ci credi che è vegano? Ci credo. Ci credi? Ci credo, sì. Mi piace questa croccantezza che si mischia con questa morbidezza del cuore di questo dolce. È davvero una sinfonia di sapori. Secondo dolce, un brownie di cioccolato. Mm-hmm. Siamo al momento brownie di cioccolato. Guardiamo com'è. Guardate. Ah, c'è una nocciola. Ah, oh, wow. Sì, questo lo mangiamo con le mani. Ma buonissimo. Si sente la frutta secca. Si sente anche che c'è qualcosa tipo uvetta o datteri. Mm-hmm. Buonissimo. Io me le faccio spesso anche a casa queste, sono tipo delle palline proteiche, ma questo è proprio un brownie. Che dici, magari lo... Buonissimo, lo inzuppiamo. Lo inzuppiamo nel cappuccino. Inzuppiamo il brownie. E via. Beh, i brownie sono fatti anche per inzupparli. Buonissimo. Bene, tocca a me. Buono. Anche qui. Comunque non è duro, mastica bene, anzi si scioglie in bocca quando sì. Si mangia. E poi ci sono queste nocciole, questa è una noce. Un brownie senza burro. Buonissimo. Poi questo cappuccino merita tantissimo perché il latte di mandorla lo fanno loro. Ovviamente latte di mandorla bio, freschissimo, e si sente molto molto la differenza. Piove? Piove un pochino, però secondo me dal cielo scenderà qualcos'altro molto presto. Dal cielo. Dal cielo. Dove dal mi cielo. Hai portato, Alice? Ti ho portato in un posto unico al mondo e unico a Firenze, dove si fa il lampredotto vegano. Lampredotto vegano che si chiama? Si chiama Seitanotto. Seitanotto. Seitanotto, non l'hai mai assaggiato? È un panino nuovo, completamente unico nel suo genere, fatto con ingredienti sostenibili e locali. Da dove viene sto Seitanotto? Dal cielo. Dal cielo. Dal balcone più verde. Non ci posso credere! Seitanotto, lampredotto vegano. Ciao Tano! Unica alternativa al leggendario panino fiorentino, completamente blendesi. Via! Andiamo! Ma incredibile questa cosa, eccolo qui. Attenzione. Seitanotto bestia fuori, vegano dentro, ma guarda che roba. Allora, prendiamo il primo. È arrivato con il cestino. Adesso ce ne spedisce un altro. Ed eccoli qua i due lampredotti vegani, nuova invenzione del XXI secolo. Andiamo a mangiare, Gianni. Dai, non posso più stare nella pelle, andiamo a mangiare. Da quanto tempo stavi aspettando questo momento? Almeno 3 mesi. Perché è la prima volta che lo assaggi, non l'hai mai assaggiato. Sì, ma guarda che bello che è. Andiamo a mangiare. E Alice contentissima. Ta-da. Bene. Assaggiamo questa specialità fatta da Tano. Oh mio
però no, vabbè, è spettacolare, senza parole, c'è tanto prezzemolo, buonissimo. E questi funghi anche, io sono sporchissima, questo si mangia così, tranquilla, è una bestia. È davvero buonissimo, è spettacolare, wow. Finalmente l'ho mangiato. Buonissimo, davvero. Anche questa, secondo me, è innovazione culinaria. Perché il lampredotto è un qualcosa che si trova solo a Firenze, ha una sua tradizione, è stomaco di vitello. Ma nel 2022 noi possiamo mangiare un panino completamente cruelty free, fatto con materia prima locale. Bene, tocca a me assaggiare questa specialità, il seitanotto official qui a Firenze. E posso dire che il pane è davvero croccante, caldo. Hai saputo addentarlo molto meglio di me. Sei un master del... Wow. Del panino, è buono, vero? Allora, intanto è bello succoso, olioso, che non basta mai, c'è tantissimo olio, a me piace tantissimo l'olio di oliva. E c'è questo misto di funghi e prezzemolo, sì, super saporito, leggermente piccante, è davvero da, come dire, sporcarsi tutti, eh sì, mentre si mangia questo seitanotto. Zan. Autentico street food vegano. Abbiamo perso Gianni, l'abbiamo perso in un mondo. Buonissimo. Allora facciamo una pausa perché è arrivato Tano, l'ideatore, creatore e lo chef che ha avuto questa magnifica idea. Tano, com'è che hai veganizzato questo piatto, ma soprattutto come riesci a veganizzare i piatti della tradizione? Che ricerca c'è dietro? C'è una bellissima domanda. È molto importante raccontare come è nato. Mm-hmm. Cioè, io sono diventato vegano negli ultimi 2 anni e mezzo circa. Sono stato vegetariano per circa 4 anni e mezzo, quindi sono 6 anni che non mangio più, 6 anni e mezzo che non mangio più carne e derivati animali. Il seitanotto nasce da uno studio lungo circa 1 anno e mezzo e 3 anni per poi riuscire a registrare la proprietà intellettuale, il marchio, e sono lì anche per il brevetto, quindi molto molto importante. Ed è fatto con 2 ingredienti fondamentali. Uno è un fungo proveniente da un'economia circolare legata al recupero dei fondi del caffè, quindi viene coltivato sui fondi del caffè e tira fuori questo fungo che è un Pleurotus ostreatus, che ha questa consistenza molto simile a quella che è il ricordo della trippa o del lampredotto. Proprio perché io, quando sono arrivato a Firenze, è una delle prime cose che ho mangiato. È un omaggio al popolo fiorentino, dico io, perché non vuole essere l'antitesi, che è quello che dice no, distruggiamo la vecchia cultura. Sì. C'è bisogno di accompagnare il cambiamento, questo e Alice ce lo insegna, quindi cioè, è un percorso. Quindi il seitanotto fa proprio questo, crea un'alternativa molto credibile anche per le consistenze, perché oltre a questo fungo c'è anche una percentuale di seitan biologico, di farine toscane, quindi percentuale di glutine, che rende le consistenze interessanti sotto i denti. Ma Tano, che altri piatti stai veganizzando? Allora, io sono molto legato, sono napoletano, vivo a Firenze da più di quasi 12 anni e sono molto legato a quella che è la cucina della tradizione fiorentina, perché spesso viene associata Firenze solo esclusivamente alla bistecca piuttosto che al quinto quarto, ma in realtà se andiamo a vedere la cultura fiorentina... Ti ho beccata, eh? Abbiamo circa il 70% delle ricette tipiche della cultura fiorentina sono a base vegetale.
in questo periodo sto cercando, ci sono quasi, di veganizzare anche la trippa proprio, no? La trippa alla fiorentina, che è a base sempre di ingrediente ovviamente animale, quindi, e viene ricreato in chiave vegana, addirittura facendo anche una sorta di parmigiano grattugiato in chiave vegana, perché nella ricetta fiorentina tipica la trippa viene servita al pomodoro e mantecata col parmigiano. Anche questa è una ricetta che ho registrato la proprietà intellettuale, perché ci tengo molto a creare proprio un'alternativa al quinto quarto, ecco, a quelle che sono le storicità legate alla città, in modo tale che quando ci troveremo ad affrontare, io mi auguro di no, ma se ci troveremo ad affrontare delle pandemie o delle situazioni legate anche all'ingerire prodotti animali, avremo già delle alternative. Per chi, per questo dico, è un omaggio, Firenze è un omaggio, non si prende, non è uno sfottò. Pano, ma questa meraviglia dove si mangia, dove la trovo a Firenze? Allora, la puoi trovare adesso praticamente nel laboratorio, nel Vegan Lab, viene prodotto nel Vegan Lab di Holistic House, è il mio laboratorio di cucina vegana all'interno di un'attività innovativa. Si trova in Viale Alessandro Guidoni al Civico 85, sì, Civico 85, perché il mio laboratorio è all'interno di un ex appartamento certificato attività commerciale e viene calato dall'alto con il cesto iconico di Vimini. Grandissimo. Oppure, come adesso ci troviamo adesso in Caffè Design, dove abbiamo questa partnership con Simone che vede lungo e ci dà la possibilità di avere anche dei posti interni e esterni dove potersi sedere e accomodare, se no dal balcone da asporto. Spettacolo. Grazie Tano, grazie Tano. Un abbraccio. Wow. Lo facciamo. Tano, ma la versione con i porcini quando la facciamo? Allora, con il porcino faremo qualche altra cosa. Sì. Faccio un porcino cotto intero con una bella salsa al timo e lo facciamo esaltare. Questo kefir lo fate voi? Lo facciamo noi, sì. Proviene dalla sorgente di Paul Camp, abbiamo fatto analizzare l'acqua e poi abbiamo appunto inoculato i grani di kefir, zucchero di canna, prugna e limone. Fermentazione dopo 24 ore, inizia la prima fermentazione, dopo 3 giorni imbottigliamo, ok? E poi lo lasciamo a temperatura ambiente. Noi diciamo che quando bevi kefir, cosa fai? Rafforzi la tua Amazzonia interiore. Ah, oh, bellissimo! Non avevo mai assaggiato il kefir d'acqua ed è davvero molto piacevole, cioè dissetante, leggermente frizzante. Davvero buono. Ciao Tano, grazie tantissimo. Ha preso, grazie a te Gianni. È stato un piacere, è stato un piacere anche per il palato e grazie per questa fantastica invenzione culinaria. Evviva il lampredotto vegano. A presto. Bene, ci siamo fermati qua in un piccolo giardino pubblico perché stava piovendo. Hai notato che ha smesso? Finalmente. Non sta piovendo più, io sono un bel po'. Abbiamo girato mezzo a Firenze per sederci su questa panchina. Bene, allora, volevo un pochino ascoltare la tua storia di come sei diventata una nomade digitale, di come hai cominciato a lavorare online. Allora, io arrivo da un background di comunicazione e marketing, quindi ho lavorato come social media e digital strategist per diversi anni, per agenzie di comunicazione e diverse aziende. E il lavoro che facevo mi piaceva molto, ma non mi piaceva per chi lo facevo e con che scopi. E quindi nel 2018 sono andata in crisi, un po' per questo e un po' perché ai tempi la comunità scientifica ci dava 13 anni per raggiungere il punto di non ritorno. E io quindi ho voluto celebrare la vita comprando un biglietto di sola andata per l'Australia e senza piani. Sono diventati 3 anni in giro per il mondo, tra Australia, Nuova Zelanda, Asia. E lì ho maturato tante nuove consapevolezze, come fa qualsiasi viaggiatore, e ho conosciuto i podcast di Gianni, che mi hanno in un certo senso cambiato la vita, perché mi hanno permesso di conoscerlo e quindi di affidarmi alle sue consulenze, mi hanno permesso di capire che cosa volevo fare nella vita e come potevo vivere viaggiando e facendo quello che mi piaceva e mi stava a cuore. E quindi Gianni mi ha aiutato a capire che cosa fare e come farlo, e oggi da un anno e mezzo, da novembre 2020, lavoro come content creator principalmente,
parlo di stili di vita sostenibili online, su Instagram, su TikTok. Aiuto le persone ad avere uno stile di vita più sostenibile, etico, consapevole. E questo lavoro mi permette anche di fare la formatrice, quindi parenti, scuole, aziende, ovunque ce ne sia bisogno. Io parlo di sostenibilità a 360 gradi perché è l'argomento che più mi appassiona. Spendo ore a leggere articoli, report, informarmi, mettere in discussione tutto, e quindi ho deciso di parlarne online perché era la cosa che mi veniva più semplice. Per un periodo ho anche viaggiato lavorando nei posti dove vivevo per un po', soprattutto nel settore dell'hospitality, che mi piace molto. E dei vari temi che tocco, quello che mi sta più a cuore è quello della questione animale. Mi piace parlare di antispecismo, di veganismo e di come possiamo vivere una vita più sostenibile con tutto quello che ci circonda, tutto quello che è vita oltre a noi. E per avere una vita più sostenibile abbiamo bisogno di rispettare tutto questo altro. Quindi cerco di far capire alle persone l'importanza di avere rispetto per la vita altrui e di come questo fa bene a tutti, a noi, agli animali, all'ambiente, in una visione d'insieme. Alice, tu quando hai deciso di diventare Alice Full, così come ti chiami su Instagram, hai cominciato a creare contenuti e hai avuto una crescita davvero esponenziale. In pochissimi mesi si è arrivata a 40.000 follower in un periodo di tempo brevissimo, perché un anno e mezzo. Sappiamo tutti che con i social, soprattutto una piattaforma come Instagram, al giorno d'oggi non è così facile crescere, però te ci sei riuscita. Quali sono secondo te gli ingredienti di questa crescita? Allora, sono diversi. In primis consiglio a tutti di non buttarsi su Instagram se non si è appassionati o quasi direi ossessionati da un argomento che ci appassiona così tanto che sappiamo raccontarlo in un certo modo e che abbiamo sempre voglia di approfondire, di indagare, di essere sempre sul pezzo su quell'argomento. Quindi questo è essenziale, cioè se voi non avete questa spinta verso i temi che volete trattare, difficilmente potrete avere grande successo, secondo me. Poi c'è stata la costanza, lavorare ogni giorno sulla piattaforma, portando sempre discussioni, temi, argomenti nuovi. Credo che sia stato assolutamente necessario essere una persona il più possibile trasparente e coerente, perché se ne trovano sempre meno online, secondo me le persone se ne rendono conto. Quindi la volta che riescono a confrontarsi con una persona che quando affronta un argomento cerca di far vedere tutti i vari lati, nel buono, nel brutto, nel bianco e il nero, e con la quale si riesce ad avere delle discussioni, insomma, questo serve molto. Poi non ho mai lavorato con una logica di competizione con gli altri creator che fanno le cose che faccio io, per cui seguo creator che fanno quello che faccio io, esteri e italiani, mi lascio ispirare dai loro lavoro, interagisco con i loro contenuti, li condivido, faccio dirette con loro, ci aiutiamo, ci supportiamo a vicenda, e questo è molto molto importante perché ad esempio quando parliamo di sostenibilità, un argomento immenso e molto complesso, diversi creator possono essere verticali in diversi argomenti, quindi la moda sostenibile, il veganismo, la mobilità, l'energia, eccetera. E visto che la sostenibilità è qualcosa che riguarda la vita di ognuno di noi, è giusto che ci contaminiamo e ci aiutiamo a crescere l'un l'altro. Diamo alle persone che ci seguono la possibilità di confrontarsi su tanti temi che stanno tutti sotto l'ombrello della parola sostenibilità. Questo è importantissimo. Non createvi dei nemici. Siete in una piattaforma social, fate in modo che, soprattutto se il vostro messaggio vuole essere positivo e arrivare a più persone possibili lì fuori, cercate di creare un ecosistema che funziona bene, che collabora, perché questo vi tornerà sempre. Le persone si fidano e hanno piacere di aiutare delle persone che sono aperte e hanno voglia di crescere e di farsi conoscere. È molto bello quello che hai detto. Io dico sempre, nella vita come nei social, è più importante la collaborazione che la competizione. Sì. Ma tutto torna in un cerchio, esatto. Anche di aiuto. Avrebbe visto che ho creato anche tantissime belle amicizie e conoscenze virtuali che si sono trasformate nella vita reale.
con persone con la quale ci supportiamo, ci confrontiamo per tantissime cose. E in qualsiasi ambito della vita, se voi volete crescere, avete bisogno di supportare e essere supportati. Non esatto. Bisogna creare un contesto dove ci si fa la guerra, ma ci si aiuta a vicenda. Torna sempre utile nella vita, tutto torna. Benissimo, benissimo. Allora, io ti ringrazio Alice, è stato davvero un piacere fare questa passeggiata e questa anche questa avventura nella Firenze vegana e sostenibile. Alice Full su Instagram, vi metto il link in descrizione. Se siete interessati a questi temi, anche se non siete interessati ma magari volete comunque approfondire, avere un punto di vista diverso, vi consiglio vivamente di ascoltare le sue storie, perché poi comunque Alice ci fa compagnia quasi tutti i giorni. Sì, tutti i giorni. Tutti i giorni con le sue storie, quindi non manca mai. Allora, grazie Alice, io ti faccio un abbraccio. E spero che questo video vi sia piaciuto. Non dimenticate di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!